Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi faccio la prova e la recensione di un prodotto nuovo, anche se viene usato per un action cam come la GoPro Hero 4, che è un action cam abbastanza datata, ma comunque sempre performante e sempre a livelli veramente molto alti. Questo è un microfono a due elementi per appunto l'uso con la GoPro 4, sia Silver che black. Quindi andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione e poi vi farò vedere com'è il suo funzionamento. Dentro la confezione troviamo il manuale di istruzioni che ci dice come usare questo microfono, ma è davvero molto semplice. Qualche spiegazione in italiano sul modo d'uso e naturalmente il microfono. Come potete vedere, è un microfono che può risultare alquanto strano, perché è un microfono inserito direttamente nella parte posteriore, quindi lo sportello posteriore della chiusura del case stagno della GoPro. Perché dico questo? Perché di solito noi usiamo le action cam, abbiamo anche l'opportunità di avere, come in questo caso, dei microfoni esterni, però logicamente possiamo solo usarlo senza la copertura, quindi senza il case stagno. Quindi se abbiamo e dobbiamo usarla per uno sport motoristico, per uno sport in bicicletta, dove dobbiamo e incontriamo delle precipitazioni, quindi pioggia, fango e qualsiasi cosa possa succedere, cosa facciamo? Rischiamo di rovinare letteralmente la nostra action cam preferita. Oltre che, logicamente, rischiamo di rovinare anche il microfono esterno stesso. Ce ne sono come questo tipo, ce n'è di quelli a bavero che si attaccano al collo della camicia, del maglione. Quindi cosa facciamo? Rischiamo di rovinare la nostra GoPro. In questo caso la Sennheiser ha tirato fuori questo sistema. Questo è un sistema che permette di usare un microfono esterno impermeabile, quindi non ha nessun tipo di problema se immerso nell'acqua. Logicamente non va bene per immersioni, che sia chiaro, ma va benissimo se qualche spruzzo d'acqua, qualche getto d'acqua, se ci cade la GoPro nell'acqua. Quindi non avremo nessun rischio di poterla attaccare nel casco, di preoccuparci se piove, di attaccarla nella mountain bike, di preoccuparci se cadiamo in una pozzanghera. Questo rimarrà perfettamente pulito, perfettamente audio ottimale, e salveremo la nostra GoPro. Allora, per far funzionare il tutto, non dobbiamo fare altro che staccare lo sportellino del case originale della nostra GoPro, inserire lo sportellino dato da appunto la Sennheiser in questo modo. E vediamo intanto la prova chiusura. Ok, poi non dobbiamo altro che fare: levare il coprischede e inserire lo spinotto in questo modo, perfetto, ed inserire nel case la GoPro. Fatta questa operazione, cosa servono questi? Questi servono come spessore per spessorare appunto la nostra GoPro. Se noi dobbiamo spessorarla, logicamente per non far traballare la nostra action cam. Se invece non vogliamo spessorarla e abbiamo già acquistato un battery pack, quindi da innestare in questo connettore, possiamo mettere tranquillamente il battery pack. Quindi possiamo usare la GoPro, aumentarne la durata della batteria ed evitare di mettere questo spessore. Una volta fatto questo, chiudiamo la copertura e la nostra GoPro sarà completamente sigillata.
prima di fare delle prove vorrei farvi vedere anche questo. Svitando la protezione antivento, ed è anche quella che rende impermeabile il microfono, questa è la protezione antivento, il microfono invece, se vogliamo proprio usarlo anche senza questa protezione antivento, ma io consiglio sempre di usarla, è molto flessibile, quindi anche se ci picchieremo dentro non ci sarà nessun problema di rottura. Come dicevo qui prima, questa è la protezione antivento e anche la protezione che la rende impermeabile, non logicamente per immersioni, ma impermeabile. Bene, ora farò una prova per farvi sentire la differenza di audio con e senza riparatore del vento. Accendo la GoPro, la avvicino al ventilatore e sentite in questo momento come si sente il rumore del vento. Ora invece rimetto la protezione antivento e direi che il problema è risolto. Bene, un'altra cosa che volevo farvi vedere è come si sente l'audio e come è impermeabile in questo caso il nostro microfono Sennheiser MKE 2 Element. Vediamo di inserire la GoPro all'interno e tranquillamente aperto dell'acqua. Ecco qua. Direi che non c'è stato nessun problema. Continua ad immergere nell'acqua il microfono e intanto continua a parlare per farvi sentire come risulta la qualità dell'audio di questo MKE 2 Element della Sennheiser. Logicamente andrà un po' steso, come si può dire, pulito dall'acqua eccessiva, ma non ci sono assolutamente problemi. Ora vi farò tramite collage video sentire l'audio originale della GoPro 4 come funziona. Io l'ho testata prima di fare questo tipo di recensione e vi posso assicurare che si sente realmente realmente bene. Non avremo più la paura di usare e rovinare oppure di non catturare l'audio in quei momenti che secondo noi risultano importanti e danno quell'effetto maggiore alla scena che stiamo filmando. Quindi consigliato davvero. Vi ringrazio di aver seguito questa recensione. Ricordo che metto sempre sotto il video in mostra altro il prodotto dove acquistare, il link dove acquistare questo prodotto. Vi ringrazio e vi rimando alle prossime recensioni. Ciao a tutti!